Allora, carissimi, celebriamo la grande solennità del Natale, che sicuramente è la più sentita nel popolo cristiano. Noi sappiamo che la festa più grande all'interno del calendario liturgico è la Pasqua, e noi in realtà vediamo scritto Betlemme, ma cantiamo Golgota, perché lo stesso bambino che viene avvolto in fasce e deposto nella mangiatoia sarà poi l'uomo maturo che sarà avvolto nelle bende e nella mirra della sepoltura, e che poi gloriosamente vincerà la morte, spezzerà le catene degli inferi e porrà sotto i suoi piedi la polvere della corruzione. E però, ecco, il Natale ha una luce, ha un significato, ha un'atmosfera tutta particolare, anche perché nella nostra cultura il Natale è diventato un po' la festa della famiglia, anzi non un po', è decisamente la festa della famiglia. È il momento in cui le famiglie, anche per la concomitanza con le festività di fine anno, si riuniscono e si rivive, ecco, quell'aria, quell'atmosfera di intimità, di pace, di fraternità, quella dolcezza che è tipica proprio di questi giorni, che intender non la può, come diceva Dante, chi non la prova. E però, ecco, il mistero del Natale non è solo questa atmosfera, non è solo questo clima di bontà che sembra pervadere ogni cosa. Il Natale è un grande mistero, è il mistero stesso della salvezza dell'uomo che si attua nella discesa di Dio in mezzo all'umanità, anzi dentro l'umanità, dentro, sia nel senso che il Signore è venuto a vivere gli equilibri, i ritmi della vita umana. Quindi è entrato in una famiglia, è entrato in una particolare comunità, in un determinato popolo, ma dentro, perché il Verbo eterno del Padre è entrato realmente nella natura umana. Per cui, senza smettere di essere veramente Dio, il Verbo eterno del Padre, come abbiamo ascoltato nel Vangelo che ho cantato, è diventato veramente uomo. Senza smettere di vivere eternamente questo istante eterno che è Dio, ha iniziato ad esistere anche nel tempo. Senza smettere di essere il Figlio unigenito che procede dal Padre, è diventato anche il Figlio di Maria. Quindi ha unito la sua natura divina, che è simile al Padre e allo Spirito Santo, la sua sostanza, che è quella di Dio, l'ha unita alla natura umana e l'ha unita nella sua persona divina. Per cui è diventato veramente uomo. Questa è la grande notizia dell'umanità. Abbiamo ascoltato nella prima lettura come sono belli sui monti i piedi del messaggero che reca lieti annunzi, no? E una volta non c'erano le news, adesso c'è il TG24 che fa 24 ore al giorno, sempre notizie, no? Una volta il telegiornale a 1:30, alle 8 era un appuntamento di tutti, adesso il telegiornale c'è sempre. Una volta non c'erano questi telegiornali, come si sapevano le grandi notizie? Come si sapevano gli eventi importanti che cambiavano la vita delle persone? C'erano questa sorta di banditori che giravano per i paesi, che giravano per le regioni e annunciavano i grandi eventi. Ecco, ma quale più grande evento è degno di essere annunciato? Quale più grande evento nella storia umana ha portato, porterà
e porta consolazione alle nostre vite sfinite, ecco, dalla fatica del vivere, se non l'evento, se non l'annuncio della incarnazione del Figlio di Dio. Dio è venuto sulla terra, il Re dei Cieli è venuto ad abitare sulla terra per farsi compagno di viaggio nostro. È venuto ad abitare sulla terra per manifestare la sua amicizia, il suo amore a noi. È venuto ad abitare sulla terra, Dio si è fatto uomo perché noi potessimo diventare come Lui. Ecco, Egli ha assunto in sé veramente la nostra natura umana perché noi potessimo ricevere in eredità la sua natura divina. Quindi non un evento, seppur grandissimo, ma umano, semplicemente umano, ma un evento divino è la incarnazione. E l'apparizione di questo bambino, la nascita di questo bambino nel tempo da una donna vera, però senza un padre umano, ci dice che Dio ha sposato definitivamente la sorte degli uomini. E Dio si interessa della nostra vita. Dio non è, come dicevano gli antichi filosofi greci, no? Gli antichi filosofi greci dicevano che Dio è una sorta di motore immobile. Ecco, questa entità superiore che muove tutte le cose, ma che in realtà lui non si muove. E invece Dio ha delle viscere di misericordia. Dio è mosso dall'amore. Questo amore che muove Dio lo spinge a muoversi, ad uscire da sé. Prima per creare il mondo e poi per accompagnarlo il mondo verso il ritorno che il mondo stesso deve fare a Dio. Carissimi fratelli e sorelle, qual è il lieto annunzio che il messaggero, i cui piedi sembrano belli, va saltellando sui monti, per le colline, no? E annuncia da questo annuncio strepitoso, che molte volte avveniva per le vittorie in guerra, eccetera. Qual è questa vittoria che i missionari cristiani, che i battezzati, qual è questo annuncio straordinario che i credenti devono dare? Dio ci ama, Dio ci vuole bene. E certo l'ha dimostrato tante volte con i profeti, con i patriarchi, con i sapienti dell'Antico Testamento, con la storia del popolo di Israele, in molti modi e molte volte abbiamo ascoltato nella seconda lettura Dio ha parlato, no, per mezzo dei profeti, eccetera. Ma ultimamente, questo ultimamente oramai dura da 2000 anni, non è proprio recentissimo. Ultimamente non è che ha mandato un profeta, non è che ha mandato un inviato, un ambasciatore, non è che si è fatto conoscere o ha parlato per interposta persona, ma è venuto egli stesso. Egli stesso è venuto perché potesse consolare la nostra solitudine esistenziale e potesse dirci che questa vita in realtà è solo una preparazione alla vita vera, che è quella da cui lui proviene, che è quella che lui è venuto a portare. Carissimi fratelli e sorelle, altro che questa atmosfera di bontà, di familiarità che dura qualche giorno, e qui c'è in questione l'eternità. Non qualche sentimento di qualche giorno, no, per il clima natalizio, per le luci. In realtà, ecco, questo sentimento poi vediamo che man mano che andiamo avanti negli anni lo si sente sempre più relativamente, perché i bambini lo sentono molto, no? Poi in questi tempi di Covid in realtà l'abbiamo sentito anche poco, forse anche quest'anno, questa magia, questa atmosfera del Natale. Non è questione di sentimento, è questione di realtà.
È questione di eternità, non di qualche giorno, ma dell'eternità, di ciò che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrò nel cuore dell'uomo, perché nessuno ha visto Dio, nessuno può neppure immaginare qual è la beatitudine in cui siede, come in un trono eterno, il Creatore, il Salvatore, il Santificatore dell'universo. Ma tutto questo Dio l'ha preparato per noi. C'è un annuncio di pace. Questo bimbo ci è venuto a portare la pace. Anzi, egli stesso è la pace. Ipse pax. Egli stesso è la pace. Egli è la pace tra Dio e l'uomo. Egli è la pace tra gli uomini. Egli è la pace, l'armonia e l'equilibrio all'interno stesso dell'uomo. E vedete, all'interno stesso del nostro cuore, vedete, non sono chimere queste. Perché se noi crediamo veramente, se noi preghiamo veramente, noi nei segni della liturgia, nei sacramenti, sperimentiamo che questo Dio non solo c'è, ma è vivo e quindi parla e opera. Perché?